5 consigli che possono letteralmente aiutarti se soffri di abbuffate. Le abbuffate rientrano anche nel caso di disturbo alimentare e con questi 5 consigli sono sicuro che potrai migliorare la tua situazione, se già ne soffri o se credi di soffrirne. Buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Se ancora non l'avete fatto, è gratuito, iscrivetevi qui sotto al canale, lasciate un like al video se il contenuto potrà esservi d'aiuto. Ditemi sempre qui sotto nei commenti come la pensate. Premetto subito che io non sono psicologo, psicoterapeuta, nutrizionista, dietologo o persona specifica per i disturbi alimentari, ma siccome ho gestito con il mio servizio di coaching oltre 3.000 clienti negli ultimi anni, con il mio team e anche con le nutrizioniste del mio team, a questo punto voglio fare un video che potrebbe aiutarvi sulle abbuffate. Ok, non darò consigli specifici, ma soltanto consigli generici che posso dare in qualità di personal trainer certificato. Ok? Sicuramente il primo consiglio è affidati ad uno specialista. Ok, non c'è nulla di male in questo. Mi raccomando, molte persone pensano che affidarsi a uno psicologo, a uno psicoterapeuta, a un nutrizionista, a chiunque, possa essere una cosa, fra virgolette, sbagliata, perché chiedere aiuto non siamo abituati a farlo. E invece chiedere aiuto è fondamentale, specialmente in questo caso, ed è per questo che ti dico: primo consiglio, affidati ad uno specialista. In questi giorni ho conosciuto anche un ottimo specialista su Instagram che ha visto un video simile a questo e devo dire veramente che anche lui ha aiutato veramente tantissime persone. Secondo consiglio, non esistono cibi buoni o cibi cattivi, ok? Molto spesso le persone che soffrono di abbuffate, per quale motivo lo fanno? Perché classificano i cibi buoni e cattivi. L'insalata è un cibo buono e invece il dolce, ad esempio la ciambella, la torta, cose di questo tipo, sono cibo cattivo. Quindi devo mangiare soltanto insalata, devo mangiare soltanto verdure, cibi fra virgolette sani e quindi classificati come buoni, e lascio da parte invece i cibi fra virgolette cattivi. Succede che poi a un certo punto, per una settimana, due settimane, magari reggo anche, ad un certo punto scoppio, non ce la faccio più e mi abbuffo completamente. Ecco, questo è una delle casistiche, uno dei motivi soprattutto per cui si verificano delle abbuffate. Terzo, basta provare ad essere perfetto o perfetta. Sì, assolutamente, sto proprio parlando con te, ok? La perfezione è un qualcosa che non esiste, è molto più importante la costanza della perfezione se vuoi ottenere dei risultati di qualsiasi tipo anche al di fuori del fitness. Quindi mi raccomando, smettila di essere perfetto, non esiste la perfezione. Quarto, basta pensare di aver fatto qualcosa di sbagliato se esci dal tuo piano giornaliero, se esci da ciò che avevi programmato. Magari inaspettatamente esci a cena o magari vai a fare un aperitivo con una persona che non vedi da tanto tempo e pensi di aver vanificato tutto, di aver sbagliato completamente nella tua scelta. Assolutamente no, hai fatto benissimo, è importante che tu comprenda questo. Non devi giudicarti costantemente in modo negativo, è fondamentale come parli con te stesso. Ti garantisco che non servirà a nulla mangiare pollo e broccoli ogni singolo giorno e deve essere ancora dimostrato se è meglio mangiare dei broccoli in tristezza e quindi essere tristi tutto il giorno e mangiare soltanto determinate cose, privarsi di tutte le uscite, oppure se è più sano invece uscire a mangiarsi un gelato in felicità con persone che ami, ok? Questa cosa ti farà molto riflettere. Ovviamente ho fatto un esempio di estremi, ma rifletti bene su questo, è fondamentale come stiamo, è fondamentale come stiamo anche con le persone. E quinto, smettila di trattarti male, davvero, non ha nessun senso. Parlati in modo positivo, tu sei un umano come tutti quanti, ognuno può sbagliare e non continuare a giudicarti in modo negativo, giudicati in modo positivo. Sono sicuro che in questo modo già potrai migliorare di brutto quelle che sono le tue sensazioni davanti alle abbuffate. Detto questo, spero che il video vi sia stato d'aiuto. Qui sotto trovate tutti i miei riferimenti, i link, la challenge di 5 giorni, eccetera, eccetera. Se ancora non l'avete fatto, lasciate un commento che voglio sapere sempre la vostra, lasciatemi anche un like che mi aiutate ovviamente a crescere e ci vediamo presto in un prossimo video. Ma cosa aspetti? Clicca direttamente qui sotto sul link che ti ho preparato una super challenge di 5 giorni direttamente in video con me, in cui ci divertiremo veramente alla grande e tu otterrai i tuoi migliori risultati. Dai, ti aspetto dentro. Clicca sul link qui sotto.